Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta, a cura di Paolo Bonci. Buonasera e benvenuti alla nona puntata di questa 30ª edizione di Segno 7. Ma come fanno i treni ad andare in salita? Fin da quando ero piccolo ho sempre sentito parlare di un oramai mitologico trenino che portava a Vallombrosa, da Sant'Ellero. E il fatto che dovesse andare in salita mi creava qualche problema, lo confesso. Ecco, oggi siamo abituati a montagne russe, a funicolari, a fini, ma per me bambino era affascinante sentirmi spiegare come funzionasse questo trenino che saliva fino a Vallombrosa. E ogni tanto, poi crescendo, ho sentito parlare di nuovo di questo trenino e proporre la sua riapertura a più riprese, senza che purtroppo ancora oggi si veda di nuovo operativa la linea Sant'Ellero-Vallombrosa, la linea Sant'Ellero-Saltino. Stasera qui in studio tenteremo di far rivivere il ricordo del treno che porta a Vallombrosa, analizzando anche il suo impatto sul turismo e sull'economia del nostro territorio, e potenzialmente vedremo anche sulla salute. Ci aiuteranno in questo gli ospiti che sono con noi questa sera, in qualche modo vallombrosani. Abbiamo Nicola Vittum, si definisce uno storico dilettante, cioè raggiunto da Londra, è un amante di Vallombrosa, come anche gli altri, ad esempio il dottor Massimo Pandolfi, un cardiologo di Figline Valdarno. Poi abbiamo Emilio Terenzi di Lignano sull'Arno. Ecco, è una persona importante che ha portato l'agriturismo in Toscana, in pratica, con la fattoria di Castiglionchio, se non erro. E poi abbiamo Maria Teresa Ghinassi, anche lei vallombrosana di adozione, e si è sempre occupata del territorio, per questo è venuta a parlare con noi questa sera. Buonasera a tutti e quindi cominciamo la nostra trasmissione a parlare del trenino. Partiamo un attimo da quella che era la situazione della montagna vallombrosana prima dell'edificazione della ferrovia. Come si stava a Vallombrosa? Cosa c'era? Bitum. Allora, partiamo un attimino da lontano. Consideriamo che Vallombrosa e la sua montagna, pur essendo distante in linea d'aria solo 20 chilometri, è stata per molto tempo una meta molto difficile da raggiungere. Eppure, nonostante questo isolamento, la località incominciò a far parlare di sé già dagli anni 40 del 600, grazie a John Milton, che nel suo Paradiso Perduto la citò in due brevi righe e con questo contribuì a creare un flusso di artisti e intellettuali, soprattutto dal Regno Unito, i quali, nonostante la difficoltà per raggiungere la località, consideriamo che non c'erano le strade che arrivavano a Vallombrosa, eppure nonostante queste difficoltà volevano conoscere questa ancora misteriosa località. Consideriamo che viaggiatori che riuscivano a raggiungere Vallombrosa potevano trovare ospitalità soltanto per 3 giorni all'interno del monastero, però c'era la clausura, quindi le donne venivano ospitate, chiamiamola, in una foresteria esterna, di fatto era la stalla dei cavalli, che dette il primo alloggio alle donne, e quindi era una situazione assai primitiva. Solo nel 1876 la cosiddetta foresteria delle donne divenne una altrettanto semplice locanda. Poi nel 1877 venne costruita la prima strada carrozzabile, quindi le carrozze da Tosi riuscirono a salire a Vallombrosa e l'isolamento secolare di questa località fu di fatto interrotto. Naturalmente per avere un primo albergo, anche sempre comunque assai modesto, fu tuttavia necessario aspettare fino al 1881. Ecco, siamo arrivati al 1881, ancora c'è un po' di tempo prima della ferrovia. Come si arriva alla ferrovia? Chi la vuole, perché, qual è la sua idea?
come spesso accade, ci si arriva per caso. Nel 1890 il conte romano Giuseppe Telfener scoprì questa località durante una breve vacanza estiva, ospite del fiorentino Pio Res, il quale in località Saltino, a poca distanza dall'abbazia, neanche 1 chilometro, aveva edificato questo castello, il castello di Acquabella, che era l'unica costruzione di un privato, perché non c'era niente a Saltino, era solo una piana desolata. E Telfner, arrivando a Saltino, si convinse, come egli stesso scrisse, che io ho riportato, che era un vero peccato, anzi delitto, non utilizzare nella più larga e più utile misura questa inesauribile miniera di ricchezza della provvida natura. Telfner, negli anni 70 dell'Ottocento, aveva portato a termine la più lunga ferrovia dell'America meridionale, la Córdoba-Tucumán, 546 chilometri di binari, in Argentina questo. E proprio grazie a questa impresa, che dette lustro all'ingegneria italiana, il re d'Italia, Vittorio Emanuele II, gli conferì il titolo a Telfner, appunto, di conte. E fu così che il conte Telfner decise di sviluppare questa stazione estiva sui pianori di Saltino a somiglianza di quelle che già esistevano in Austria e in Svizzera. Tant'è vero che nel 1891, quindi lui era arrivato nel 1890, nel 1891 incominciò una speculazione edilizia comprando dei terreni in zona di Saltino e costruendovi i primi chalet importati direttamente dalla Norvegia. E poi nel 1892 iniziò la costruzione della ferrovia cremagliera che univa Sant'Ellero, e quindi la linea ferroviaria Firenze-Roma, ai pianori di Saltino e contemporaneamente di un grande albergo, l'Hotel Stazione, sostenendo che tale sviluppo avrebbe portato notevoli vantaggi economici sia a Reggello che alla stessa Firenze, grazie a una nuova affluenza di turisti sia dall'Italia e dall'estero. E concludo. Vorrei dire, costruire una ferrovia dove nessuno aveva mai pensato, in un luogo dove non esisteva nient'altro che un monastero e una misera locanda, fu davvero un fulmine a ciel sereno. Ma costruire tutto questo in soli 4 mesi, compreso anche un nuovo albergo di 100 stanze, lascia ancora oggi molti a bocca aperta, soprattutto abituati come siamo alle interminabili pastoie burocratiche del nostro bel paese. Ecco, signora Ghinassi, come influì sulla vita quotidiana l'arrivo della ferrovia a Vallombrosa Saltino? Dunque, è stata una cosa incredibile, meravigliosa, perché se si pensa che già in America da poco si costruivano le ferrovie, come diceva appunto Vittum, e quindi non c'era proprio questa grande esplosione delle ferrovie, si riuscì a fare una cosa così geniale, così importante, perché c'erano uomini di grande talento, di grande prospettiva, che messi insieme fecero questo miracolo. Il miracolo del non avere più l'isolamento di questo grande territorio. Era un territorio che comprendeva tutti i paesi vicini, quindi c'è stata una ricaduta immensa anche per quanto riguarda il lavoro di tante, tante, tante persone che fino allora stentavano anche a vivere. Invece questa grandezza, questa moderna, precedevano veramente i tempi, fatta in poco tempo, portò tantissimo sviluppo, portò l'idea che le speranze nelle persone che appunto trovavano tanto lavoro e ringraziando il cielo potevano dare un grande sviluppo a tutto quello che poi era intorno. Altre attività, altre ville, se si pensa che questa ferrovia dunque ha avuto il suo periodo di tanti anni, di quasi 40 anni forse, mi pare, dal 1892 e fino al 1924,
dove disgraziatamente venne chiusa. Quindi c'è stata una grande esplosione di tante cose che hanno dato tanta ricchezza ai paesi intorno, che altrimenti sarebbero rimasti nell'isolamento per tanto tempo. È stato un volano, è stata la produzione, vediamo, di Tosi, dei mobilieri, di Reggello, di Firenze stessa, che già da laggiù organizzavano feste, organizzavano tutto quello che serviva poi per tirare avanti questa bellissima località, che sempre di più diventava importante a livello proprio nazionale, quindi ha dato un grande, grande sviluppo. Un grande sviluppo economico, immagino, non solo per Vallombrosa, ma anche per altri posti della zona, perché se non sbaglio, non era una linea diretta. No, Vallombrosa. No, perché esatto, perché venivano dunque le persone che poi si spostavano dalla Sicilia, da Roma, da Napoli, perché pensiamo che noi nel Trentino ancora non si poteva andare, insomma era tutto qui nel centro Italia, e arrivavano a Firenze, da Firenze partivano, arrivavano alla stazione di Sant'Ellero, e da qui c'era questo trenino straordinario, moderno, io ripeto moderno, come diceva anche Vittum, per allora aver fatto una cosa del genere che oggi non siamo ancora in grado di rifare, di ripetere nei tempi così celeri, ha dato un grande sviluppo, sì. Fino a che non siamo arrivati, a un certo punto è stato deciso di chiuderla, Vittum. Sì, questo praticamente, bisogna ritornare indietro un attimo al 1897 e alla morte di Telfner. Diciamo che la ferrovia incominciò ad avere un po' di problemi pochi anni dopo che venne costruita, e il Telfner soffrì molto per questo, perché lui si aspettava molto aiuto anche dall'esterno, perché non era una cosa che solo il lavoro degli alberghi o solo la sua iniziativa privata potevano tenere a galla, diciamo. C'erano bisogno di aiuti, e molti aiuti erano stati dati, altri erano stati promessi, alcuni sono arrivati, altri meno, eccetera, eccetera. Sta di fatto che dopo la morte del Telfner nel 1897 i bilanci sociali continuarono a chiudersi sempre in passivo, a causa appunto delle forti spese sostenute per la manutenzione dei fabbricati. Si sa che a Saltino il tempo è inclemente, della linea del treno e dei treni stessi, cioè richiedevano una grandissima manutenzione. La situazione poi continuò a peggiorare, mentre il materiale mobile appunto iniziava, a causa del tempo, come ho detto, inclemente durante l'inverno, a deteriorarsi in maniera sempre più drammatica. Poi, con l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio del 1915, gli eventi precipitarono, il costo del carbone divenne proibitivo e i bilanci colarono a picco letteralmente. Poi nel 1916 ci fu la prima interruzione. Prima il trenino viaggiava praticamente tutto l'anno. Ci fu la prima interruzione e da lì a singhiozzo il trenino funzionava soltanto durante i mesi estivi. Nel frattempo va considerato anche che dal 1913 la SITA, era nata questa società di trasporti, aveva avviato un servizio di autobus giornaliero da Firenze. Poi nel 1921 incrementò queste corse, e questa fu la botta finale per il trenino, tant'è vero che la crisi definitiva del treno lo portò a terminare le corse. Infatti l'ultima corsa è della primavera del 1924. Poi, a conclusione di questa storia, nel 1937 tutto ciò che restava della ferrovia e dell'impianto fu messo all'asta e aggiudicato da una ditta di Milano, che ne ricavò circa 1000 tonnellate di ferro. E questa poi è stata la conclusione. Certamente, diciamo, per i tempi di allora fu una ventata di modernità incredibile, perché di Vallombrosa si parlava in tutto il mondo. Per venire a Vallombrosa le persone affrontavano dei viaggi lunghissimi. Basti pensare che chi veniva dall'America si doveva fare 2 settimane di piroscafo, con tutti i rischi che c'erano, per stare un mese, 2 mesi
negli alberghi di Vallombrosa, cioè c'era una bellissima popolazione a Vallombrosa e a Saltino con personaggi veramente, veramente interessanti che sono continuamente, mi permetto di dire da parte mia, sono continuamente oggetto di ricerche perché sto facendo delle scoperte sempre, sempre più interessanti. Ecco, signora Ghinassi, negli anni Ottanta torna a farsi presente la volontà di riedificare la ferrovia negli anni Ottanta del secolo scorso, sì, quindi intorno al 1980. Perché torna questa voglia? Cosa si vuole fare? Allora, faccio un piccolo passo indietro, ripensando a quando anche a Vallombrosa c'era l'istituto, il Regio Istituto del Corpo Forestale, nato nel 1866, nel 69 impiantò proprio la sua sede lì all'abbazia di Vallombrosa, c'era stata la soppressione. Quindi c'era una grande opportunità di rendere, di avere in Vallombrosa la possibilità di dare accoglienza a tante attività che tutt'oggi si potrebbero ricostruire. Quindi negli anni Ottanta è stato fatto, accarezzato da tanti anni precedenti, un bellissimo progetto. Se si pensa che uno dei problemi della vecchia ferrovia, come spiegava Vitto, perché non, giustamente le strade hanno consentito a venire su con le macchine che prima non c'erano le strade carrozzabili e quindi era logico che un treno come quello fosse di grande modernità. E quindi si pensava di riproporlo per dare un incentivo alla nostra vallata e riportare l'attenzione a quei turisti che avrebbero fatto, sarebbe stato un po' da richiamo, un po' da tutti gli agriturismi di tutte le zone, un po' da quella che sarebbe stata poi la pubblicità. I costi sarebbero stati diversi perché, come si diceva, i costi di allora erano enormi perché si faceva col carbone, poi con la lignita, invece in questo caso un costo dell'energia elettrica sarebbe stato bassissimo, tutta una gestione sarebbe stata rivista e sarebbe stata possibile poterla riproporre, e quindi si dava e si sperava di riproporre proprio per rivitalizzare tutta questa nostra montagna e tutta questa zona un progetto, il nuovo trenino che riporta dalla stazione di Santa Maria Novella le persone a Sant'Ellero, da Sant'Ellero vengono su incentivando i turisti, incentivando tante cose, mettendolo nei pacchetti di promozione, quindi è sicuramente per noi una cosa che si potrebbe rifare e si potrebbe proporre. Quindi fu realizzato all'epoca, poi lo spiegherà meglio il signor Terenzi, un grande progetto accolto da tutti i politici dell'epoca che avevano un po' capito in pieno questa esigenza e questa volontà di poter ricreare in un modo semplice, in un modo però importante, che dava questa nuova iniziativa e questo impulso a tutta la zona, a tutti i lavori che ne sarebbero conseguiti. A questo punto, signor Terenzi, l'hanno chiamata in causa. Sta a lei spiegarci un po' che progetto è stato fatto? Ma il progetto è stato fatto praticamente l'originale. Abbiamo ripreso il progetto di allora, il tracciato per l'80% è tuttora transitabile con una panda perché è rimasto integro, e certamente l'impulso, perlomeno si ritiene l'impulso poteva dare questa ferrovia e questo trenino da un punto di vista immagine, è enorme, perché noi pensiamo che abbiamo oltre 1,5 milioni di turisti extraalberghieri nella nostra zona, sono in crescita, e se il trenino allora non aveva la possibilità e non ebbe la possibilità di rimanere in piedi, oggi la cosa è ben diversa, perché prima di cominciare, ho appena cominciato a pensare e fare questa cosa qui, visto c'era un grande interesse, io chiamai Alterini e un po' tutti i sindaci, una ventina fra sindaci interessati a questa cosa, si andò direttamente sul Monte Generoso.
Allora conoscevo molto bene le strutture di quelli, perché anche io facevo parte di una società che collaboravamo insieme, e ci mise a disposizione un trenino proprio per noi, un treno per noi, per andare su Monte Generoso, e sono andato a fare colazione lassù. Effettivamente l'opera è un'opera ad un impatto estremamente possibile, perché è semplicissima. Un'opera che facendo fare i progetti, non li abbiamo fatti noi, li abbiamo fatti fare a ingegner Parachini, che è uno che ha fatto proprio la ferrovia di Monte Generoso, di cui sarebbe stato interessantissimo, cioè interessato a partecipare non solo da un punto di vista finanziario alla ricostruzione, ma anche alla gestione della società, pur non, sarebbe interessato anche al 100%, però questo non l'avrebbe mai preteso. E gli bastava avere una partecipazione cospicua intorno al 40%, perché a suo avviso in una valle in questa maniera, se Monte Generoso vive, tutta la valle vive di tre ferrovie di questo tipo, qui da noi, non essendoci ne punti, la cosa sarebbe stata strabiliante. Tant'è che dove siamo? Monte Generoso? Svizzera. Svizzera. E le tre ferrovie che partono da lì, praticamente tutte quelle sono tre valli che vivono diretto o indiretto su queste ferrovie. E ci si fece fare un progetto, hanno fatto diversi sopralluoghi qui, si è fatto tanti incontri. Oltre a questo fu interessato l'Enel, perché se doveva posare un cavo lungo questa ferrovia ci avrebbe dato un grosso contributo, e credo tuttora sarebbe disponibile. E, detto questo, si fece fare anche un progetto economico. Secondo loro questa ferrovia, proprio come minimo, tagliando il più possibile gli utili per poter vedere cosa veniva fuori, a suo avviso c'era oltre 500 milioni l'anno di utili, oltre al servizio si poteva dare in diretta a tutte le aziende. Al di là della curiosità, perché credo ci sia anche un po' questa, una costruzione e ricostruzione di questo tipo, fu interessata Italia Nostra per quanto riguarda le autorizzazioni, l'Università degli Studi, perché hanno loro lì un albergo a Saltino, a Vallombrosa, cioè praticamente un po' tutte le forestali, e la provincia che l'aveva messo fra le questioni prioritarie come servizio. E l'allora il defunto purtroppo Piero Becagli, che era come Terreni il più interessato, era interessatissimo, stava spingendo al massimo, insomma sembrava la cosa fosse fatta. Era già stato fatto anche per Notaio Palazzo una bozza di statuto, in quanto si sarebbe preso fatto un SPA tipo la Stelte Valdarno di una volta, con partecipazione anche minime di 400-500 euro oggi, diciamo, o anche 100, praticamente una società allargata. La gestione, il direttore della ferrovia Monte Generoso sarebbe venuto qua per, naturalmente, per iniziare un pochino e per darci un supporto forte su questa cosa, poi purtroppo si trovò degli ostacoli abbastanza forti, forse anche nell'aspetto politico, perché era una società che nasceva un po' troppo privata, erano tempi diversi da oggi. Oggi siamo qui e grazie alla Maria Teresa che ci ha convocato, perché penso che ci siano forse più i presupposti oggi di ieri, come clima sto parlando in generale, di ieri per questa cosa, perché il turismo è cresciuto, le difficoltà, non è che oggi si possa dire apro la porta e arrivano i turisti, dobbiamo anche portarli, dobbiamo anche dare qualche cosa, e questo credo sia, insieme al polo della moda che si è creato qui intorno, ci siano veramente oggi tutti i presupposti per poterne riparlare fortemente. Di cose ne erano state fatte tante, di incontri ne erano stati fatti tanti, dalla provincia, dalla regione, con l'assessore Conti, con il Comune di Firenze, oggi con Città Metropolitana potrebbe essere da riallacciare. Certamente sono tante le componenti da dover mettere insieme, ma io credo se noi si riesce a trovare uno che abbia capacità e tempo disponibile, i presupposti ci siano. Ci vuole qualcuno veramente sia più bravo di me e che mi sono fatto, ho creato un po' tutte queste cose insieme a altri, però non ci sono riuscito. È una delle cose che io, diciamo, nella mia vita, nella mia lunghissima esperienza imprenditoriale, che fino ad oggi ho fallito, ma spero che questo fallimento si possa anche ripescare, riportarlo a un concordato. Bene, allora
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci rivediamo tra qualche minuto e continueremo a parlare del trenino di Vallombrosa. A tra poco. Bentornati in studio per questa nona puntata di Segno 7 che abbiamo dedicato al trenino Santellero-Saltino. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con il signor Terenzi, un imprenditore, che ci raccontava dei progetti, del progetto che è stato fatto finora per la riapertura di questa storica linea ferroviaria. Quello ci chiediamo ora è di che supporto abbiamo bisogno per portare a compimento il progetto di cui ci ha parlato. Dove dobbiamo andare a cercare? Ma il primo punto è l'ente pubblico, perché è Città Metropolitana oggi che è lei che ha un po' in mano le redini di questa cosa, per quanto mi risulta, cioè dell'area, e dobbiamo partire da lì. Se nell'ente pubblico condivide questa operazione, io credo che grandi problemi non ci potrebbero essere. Il primo problema, dobbiamo trovare un capofila per poter bussare a queste porte, perché sono cose da seguire, da riprendere un po', credo, il lavoro fatto, per non ripartire da zero. Sentire l'ente Montegeneroso e quei signori che noi abbiamo contattato a suo tempo, l'ingegnere Telfer eccetera, per capire se ancora sono disponibili a darci quel sostegno che fino ad oggi ci hanno dato gratuito, questo sostegno di conoscenze, di costi, i preventivi erano già stati fatti tutti e anche un progetto di massima, perché avevamo ripreso il progetto in Monte Generoso, pari pari ricollocato qua, non era una cosa impossibile. L'aspetto economico, la cosa più importante potrebbe sembrare l'aspetto economico, credo che questo possa essere superato, perché l'operazione, se i calcoli fatti non sono sbagliati, e è un'operazione che si autofinanzia, perché l'interesse in una vallata come Vallombrosa, pensare che uno parte da Santa Maria Novella e va in circa 40 minuti, forse meno, 35 minuti a Vallombrosa, credo che ci sia un interesse particolare. Fu fatto anche un calcolo di quanti turisti potevano essere su Firenze interessati a un'uscita sull'esterno, con tutte le caratteristiche che poteva avere che ha Vallombrosa, e prendendo, mi sembra, circa il 30% o qualcosa di simile, senza pensare ai locali, e ci veniva fuori delle cifre non indifferenti, con degli utili, come ho detto prima, superavano i 500 milioni, allora si parlava in lire, ma si tratta di 15 anni fa, sicché questo progetto è un po' tutto da rivedere. Sui costi di costruzione non credo, perché se l'ENE ancora è disponibile a fare le opere di genio civile in cambio della concessione della posa del cavo in media tensione dal Saltino fino giù a Santellero, è già un'opera estremamente importante. La cosa è abbastanza, diciamo, interessante anche per il cittadino stesso, il fatto di poter partecipare a una società per azioni che del trenino di Vallombrosa, credo si può, perlomeno dai sondaggi che abbiamo fatto, si è visto che c'era un interesse non indifferente. Pertanto, a questo punto, rispondendo alla sua domanda, mancherebbero solo due cose: un capofila, io sono per il capo, un capofila, uno che possa avere tempo a disposizione perlomeno per i primi mesi oppure per i 3-4 mesi, e cercare di capire se questo progetto può andare avanti e riuscire a tirarlo fuori in pochissimo tempo, come hanno fatto i nostri predecessori, perché se si guarda i tempi di loro credo siano cose inimmaginabili, perché correvano più loro a piedi che oggi con il computer, hanno corso più loro a piedi che oggi noi con il computer. Però, insomma, cercare in un anno perlomeno di andare su. Qualcuno diceva in una riunione, mi ricordo che Piero Becagli mi disse: voglio andare alla messa a Vallombrosa, fra 6 mesi ci sono andati prima e ci voglio andare ancora. Io, se l'ente pubblico è disponibile, credo che non si sia lontani, perlomeno per una parte, perché il tracciato, una buona parte è quasi pronto, potrebbe essere fatta anche in due stadi, la parte bassa è un po' più difficoltosa perché ci sono delle costruzioni, la parte alta non c'è nessuna difficoltà. Ecco, vorrei essere un po' maligno ora. Vittum prima ci diceva che uno dei
grossi colpi alla, alla ferrovia del Saltino è stato quando a Vallombrosa hanno cominciato ad arrivarci le strade e quando poi la SITA ha fatto i collegamenti. Ecco, quello mi chiedo, oggi una linea ferroviaria che ci riporta a Vallombrosa è una questione di folklore o realmente può diventare utile e una ricchezza per il territorio? Chi vuole? Beh, allora, premesso che noi italiani viviamo, come si suol dire, con la macchina, l'automobile attaccata al sedere, però questa cosa del trenino potrebbe essere una idea, un sogno, nel quale però bisogna crederci. La storia futura di questo trenino praticamente ce l'ha già raccontata il conte Telfner. Lui era un uomo che aveva fatto tanti soldi in Argentina, poi aveva costruito anche in Texas, eccetera, eccetera. Poi lui si ritrovò tutti questi soldi e decise appunto di investire in un posto sconosciuto come era Vallombrosa, ma soprattutto Saltino, che era un pianoro battuto soltanto dai venti, e lui disse: qui ci possiamo fare una bella stazione estiva. Allora, va premesso che un trenino d'inverno logicamente non può funzionare perché non c'è una stagione invernale a Saltino Vallombrosa, soprattutto perché ormai non c'è più la neve, soprattutto perché gli alberghi non sono attrezzati per l'inverno, però un trenino potrebbe contribuire sicuramente ad allungare la stagione, che oggi è di soli 2 mesi, luglio-agosto, cioè una località non può vivere con 2 mesi di stagione. O si trova un'idea in cui credere, ma crederci con entusiasmo, perché non è solo la questione di riaprire e ricostruire un trenino, la questione è tutto il resto. Benissimo, si prende il trenino e andiamo a Saltino, e poi cosa facciamo? A tutte queste persone va offerto qualcosa di appetibile, perché se no oggi se ne vanno tutti alle Maldive, eccetera. E questo Vallombrosa avrebbe veramente tanto, tanto da offrire, prima di tutto per il posto, è meraviglioso. Certo, a Vallombrosa non si trovano le discoteche, non si trovano gli alberghi super lusso, eccetera, però se si fa un compromesso gli alberghi possono essere assolutamente migliorati, l'ambiente può essere fruito in maniera diversa, quindi sicuramente potrebbe essere offerto un'alternativa al turismo di massa per chi vuole scoprire questa località anche alla luce della storia, perché intendiamoci, oggigiorno noi abbiamo il turismo mordi e fuggi, ma Vallombrosa, se si va a rileggere la sua storia in un libro che parla da dopo Milton, chi è stato lassù, e insomma, questi inglesi che venivano lassù sulle tregge, a piedi, a cavallo, con un sacrificio enorme, si veniva a Vallombrosa e si chiamava la spedizione a Vallombrosa. Oggi si parla di spedizione sull'Everest, sull'Himalaya, a quei tempi si parlava della spedizione a Vallombrosa, capito? Quindi già a quei tempi loro si erano accorti che Vallombrosa aveva qualcosa veramente interessante da offrire. Io vorrei dire, l'unica persona fino a oggi che ha creduto con tutto la sua anima, con la sua mente in questo progetto è stato Telfner, e vorrei fare una piccola parentesi: il conte Giuseppe Telfner a Saltino non ha niente che lo ricordi, non c'è una strada, non c'è una piazza, non c'è un monumento, non c'è niente, eppure Saltino oggi esiste perché Telfner ebbe un'idea, ci ha creduto con entusiasmo e l'ha portata avanti. Quindi io penso che una cosa del genere, giustamente dice il signor Terenzi, ci vuole un capo che porta avanti, che tira un po' le fila di tutto questo, ci vuole una volontà politica intorno, ci vuole tutta una sinergia anche con tutti gli imprenditori. Certamente, torno a ripetere, sono imprenditori di 2 mesi, quindi anche gli imprenditori vanno aiutati, perché se no non si riesce a raggiungere il risultato vero e proprio. Volevo aggiungere una cosa? Vorrei aggiungere qualcosa. Allora, si è parlato di strade. Io credo che poche strade come ora per arrivare a Vallombrosa nei momenti che servono non ci siano mai state, perché è pieno in questa maniera.
C'è un'altra cosa. Il progetto che noi, il finanziamento si era chiesto, si era tentato di poter avere nella comunità europea, se l'è cuccato Aznar con la Spagna e ha fatto una bellissima ferrovia, di cui ne ha fatto una pubblicazione direi non indifferente, ed è questa. Se si pensa che a Canazei si fa prima viaggio sui trenino dei bus per portare al ritorno gli sciatori, se si pensa che Ravenna ha fatto il trenino all'interno del coso, ma questo interesse mi pare sia diverso, sia piuttosto forte verso questo tipo di struttura da un punto di vista forse anche di folklore. E mi riferisco un attimo agli alberghi e a tutto. Gli alberghi non possono esistere se non c'è i presupposti di esistere. Con due mesi non possono stare in piedi. Ma lei pensa se ci fosse un trenino da Sant'Elero fino su, che la domenica Vallombrosa sarebbe chiuso? Il Saltino sarebbe chiuso? Non dico la domenica, sto parlando per i locali in questo momento, cioè i cittadini, i nostri concittadini. Che il fine settimana sicuramente, qui si parla di oltre 1 milione di persone che possono militare qui spostandosi di poco. Lei pensa che questo 1 milione di persone non voglia fare un viaggio a Vallombrosa? Provi a prendere un lapis e fare un conteggio e dire 1 milione di persone nel giro di 3 anni fanno un viaggio a Vallombrosa. Sono 600.000 a Firenze, prenda Prato, prenda Sesto, non vada tanto lontano. Dico 1 milione di persone. Comincia a fare 1 milione di biglietti. Ne fa altrettanti con il turismo? Nei 7 giorni, perché io parlo del fine settimana, di quando quello va a fare la passeggiata a Vallombrosa. Gli alberghi, le strutture non possono crescere se non ci sono i presupposti di crescita. Qui se no si sa se prima è nato l'uovo o la gallina, no? Oppure come si è fatto oggi, guardi, lei sa che ho fatto una macchina per la raccolta delle olive, no? Ma non voglio fare pubblicità a quella. Dico, noi siamo arrivati a un punto e le normative ci hanno proibito di andare con le scale sugli ulivi. E che si è detto? Si taglia gli ulivi e si è scappato gli ulivi a metà. Oggi se noi non si riesce a fare un frantoio che possa fare l'olio dai polloni, gli ulivi non fanno più gli ulivi. Perché si sono potati in una maniera, diciamo, ci si può andare sopra, allora si tagliano. Non si è pensato a fare qualcosa di diverso. Questo qui. La stessa cosa è su Vallombrosa. Ma se Vallombrosa e Saltino non crea i presupposti per poter avere un indotto diverso. Scusi, ma Castiglione, che è quasi sempre pieno, ma lei pensa che le turisti caschino dall'aeroplano? No, se pensa questo gli dico che si è sbagliato di grosso. Ci sono tante attività che io ho fatto lassù, che mi hanno, ho parlato prima dei cinghiali, mi ho infilato dentro le galline, no, per dirgli, non penso che mia faccia le galline perché io voglio avere un prodotto, l'utilità su questo prodotto. C'è un museo dell'arte contadina con oltre 4.000 pezzi catalogati, che viene visitata oltre 12.000 persone l'anno. Poi non voglio, se non in questo caso fa pubblicità, per me non la voglio fare, perché non è nemmeno giusto. Però sto dicendo, rispondendo alla sua domanda, no? Quando si dice ma le strutture come faranno? Ma le strutture vengono da sé, ma l'imprenditore se c'ha il movimento crea flusso, crea denaro, lo reinveste, perché l'imprenditore è difficile mettere soldi in tasca, la maggior parte se imprenditore si chiama e se imprenditore lo è reinveste. Questi sono i presupposti per poterlo portare. In un'altra parola, in due parole poi chiudo. Se questo trenino veramente ha i presupposti come io penso e come da quello che ho visto sul Monte Generoso, da un'indagine che si è fatta proprio analitica, andando a vedere quanti cittadini ci sono, quanti turisti ci sono, quello possono portare, questi presupposti della mancanza di servizi e di costo non c'è, perché viene automatica, così muore. Perché come si fa? 2 mesi l'anno come si fa? Io non riesco a stare in piedi se non creo qualcosa in più di 7 mesi, con 2 mesi non ci si sta davvero. A quello si paga di nettezze oggi, sicuramente non si riesce a stare in piedi. E quindi l'importante è anche creare qualcosa di nuovo, riuscire anche a valorizzare tutta la montagna vallombrosana, anche con aspetti nuovi. Prima nell'intervallo pensavamo al discorso che molti di voi telespettatori, molti di noi magari vanno nelle spa a fare cure di bellezza, cure di ringiovanimento e così via. A Vallombrosa pare, e qui chiamo in causa il dottor Pandolfi, che l'aria sia particolarmente buona. Sì,
La Lombrosa è una località climatica perché intanto è posta a 1000 metri. Posta a 1000 metri è in una situazione particolare perché è proprio dentro la foresta e quindi l'aria è effettivamente balsamica. Pensate che la climatizzazione a 1000 metri è quella che c'è negli aerei, per cui è la situazione ideale anche per chi ha delle malattie, mentre livelli superiori d'altezza possano creare effettivamente dei problemi. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello effettivamente non tanto del ringiovanimento, ma del mantenimento di uno stato di salute anche per persone di una certa età. E questo fa parte di un ipotetico progetto che dovrebbe poter allungare la vita turistica degli alberghi. Perché se a Vallombrosa fosse creato una struttura, per dirla all'anglosassone, anti-aging, cioè anti-invecchiamento, sfruttando il fatto della climatizzazione e creando quelle che sono le condizioni per rallentare l'invecchiamento, cioè noi a tutt'oggi non abbiamo medicine che possano allungare la vita come pensava Ponce de Leon bevendo la fontana in Sud America. Però in pratica, facendo movimento, facendo un tipo di fisioterapia, facendo un'alimentazione adeguata, questo dà la possibilità di poter allungare gli anni. Se a questo ci aggiungiamo una struttura che valuta quelli che sono i fattori modificabili dell'invecchiamento, mi spiego, se uno ha un invecchiamento neurologico, a tutt'oggi noi non abbiamo possibilità di frenarlo. Se uno ha un invecchiamento cardiovascolare, noi abbiamo possibilità di individuarlo e di prevenirlo anche con delle cure adeguate. Per cui una struttura che fosse capace di fornire l'attività, diciamo, di una spa di lusso con tutto quello che offre una spa, massaggi, sauna, piscina, alimentazione, movimento, eccetera, aggiunto a una struttura medica in grado di identificare quella che è l'età biologica e intervenire su quelli che sono fattori di rischio, ecco, allora questa sarebbe la possibilità di allungare effettivamente la durata del soggiorno delle persone, estendendo a tutto l'anno l'apertura ipotetica degli alberghi. Perché questo tipo di attività che io preconizzo non si prospetta per gente malata, si prospetta per gente che a partire dall'età di 50 anni vuol mantenere uno stato fisico, vuol sapere qual è la sua età biologica, che in genere è diversa dall'età anagrafica, e così facendo potrebbe mantenere uno stato di salute. A Vallombrosa ci sono strutture alberghiere che stanno annaspando. Per esempio c'è una struttura bellissima, aveva ammentata Nicola Vittum, il Castello dell'Acqua Bella, che fu una delle prime strutture create là, che è vuoto e sarebbe un ambiente ideale per questa cosa che io sto dicendo. C'è l'Hotel Abetina, che credo sia in vendita, c'è la foresta che è stato chiuso tutto l'anno scorso e che i monaci hanno messo in vendita. In pratica la località sta morendo. E effettivamente questo discorso del treno, che è un discorso affascinante, anch'io ero rimasto fin da bambino affascinato dalla località vivendo a Figline, tant'è vero che ci ho comprato una casa e ci passo tutta l'estate. Però il discorso del treno, come diceva il signor Terenzi, è fondamentale. Nell'ambito di un'attività come quella che sto dicendo io, il treno diventa da un lato un servizio e da un lato un'attrazione. E tutto questo sarebbe da motore per ulteriori investimenti, cioè per creare la possibilità attrattiva anche per persone più giovani, perché se l'economia funziona c'è la possibilità di creare strutture sportive, c'è la possibilità di creare ambienti di divertimento per i giovani, ci sono delle strutture come il Villino Malvezzi che è abbandonato a se stesso e che invece andrebbe assolutamente ristrutturato. È buffo, come per dire, se uno va in America, gli americani fanno soldi a palate facendo vedere un buco nel terreno come il Grand Canyon e noi abbiamo delle bellezze assolutamente assolute in Italia e questo è un luogo comune, non vengono valorizzati. Vallombrosa è una località vicina a Firenze, è vicina al Valdarno, offre tante possibilità. Al di là di Vallombrosa c'è il Casentino, cioè ci sono zone che turisticamente hanno un valore enorme. Ci vogliono persone come il signor Terenzi che assolutamente è capace di valorizzare quello che ha. Io sono d'accordissimo con lui che non basta aspettare che i clienti, i turisti piovano dall'alto, ma va fatto una pubblicità sfruttando l'enorme possibilità comunicativa che abbiamo oggi.
per dire, gli svedesi, il governo svedese paga il soggiorno a chi soffre d'artrite reumatoide. Io avevo un amico carissimo che può scegliere se andare in Spagna, andare in Sicilia o andare a Riva del Sole, che è vicino a Grosseto. Non vedo perché un accordo col governo svedese non potrebbe portare in un periodo dell'anno degli utenti svedesi a migliorare il proprio stato di salute. Di possibilità ce ne sono infinite. Il brutto è che ci vogliono dei capofila, ci vuole la rimozione d'ostacoli, diciamo, amministrativi più che politici, e credo che questo possa essere anche un momento estremamente favorevole per poter andare in questa direzione. L'importante è che ci sia chi crede in questi tipi di progetti, e ci vogliono delle cordate di diverse persone, perché insomma, effettivamente io leggevo su un giornale che l'Italia non riesce a spendere i soldi che la Comunità Europea gli darebbe, cioè da qui alla fine dell'anno ci sono 5 miliardi di euro che vengono buttati nel cestino, esattamente come il progetto che poi è stato sfruttato da Aznar per farlo in Spagna. E tutte queste cose sono lì e danno possibilità, visto che si parla d'Europa, di integrazione e via dicendo, tutto questo può essere inserito in un progetto a tutto tondo che si spera possa portare a salvataggio di questa località di cui siamo innamorati. Il dottor Pandolfi parlava di momento favorevole. Un'ultima domanda la rivolgo soprattutto a Terenzi da imprenditore. È il momento favorevole? Ma io credo sia estremamente favorevole. Io in diverse riunioni che abbiamo fatto, dei piccoli convegni, ho sempre sostenuto una cosa, che noi abbiamo i più grossi pozzi petrolio del mondo, ma non li sappiamo utilizzare. E ve lo posso dire una cosa molto semplice, credo si sia toccata con mano. L'anno scorso non abbiamo avuto l'olio. Per noi, credo, io per noi toscani, l'olio sia una cosa interessante. Improvvisamente l'olio si è avuto una riscoperta non indifferente, una ricerca mai avuta affannosa come ora, e un prezzo che probabilmente si avvicina ai prezzi di costo, forse dalla possibilità di ristrutturare e di continuare a vedere l'olio sui nostri tavoli veramente degno di nota. Perché questo? Perché un anno è mancato, ma se noi non sapesse tutte queste bellezze naturali, tutto quello che sa, ci sa, non lo valutiamo. In questo momento, mi riferisco alla sua domanda, che è un momento direi anche di crisi in tanti settori, vediamo anche il PIL che in settembre è sceso di 0,1 mi sembra, e gli ordinativi uguali. Credo che ci sia la possibilità di riflettere e di valutare se questo progetto può essere valido. Se questo progetto è valido, i presupposti e i tempi sono, credo, più che maturi per poterlo portare avanti. Non lo devo dire io, perché è una cosa che credo di averla rispolverata io fortemente ormai 15 anni, 20 fa, proprio per il discorso del turismo, e non solo del turismo, ma anche per un discorso immobiliare, perché una casa a Dicomano non costa quanto una casa a Bagnarifoli. Perché? Perché c'è un'immagine, perché c'è un insieme, perché c'è vita. Questo promontorio che parte da Vallombrosa e va a finire all'incontro per andare su Firenze, chiunque abbia fatto riprese televisive, abbia fatto dei percorsi come Mela Verde, come il RAI, sono venuti diverse volte, dicono che questo promontorio non ha concorrenti a livello mondiale. Insomma, si arriva all'incontro, una cosa che addirittura è abbandonata, quando da lì si vede mezzo mondo e siamo sulla testa di Firenze, vedendo tutto Firenze, con l'Arno che entra dentro, le colline di Fiesole, eccetera. Ma dove si trovano queste cose? Sono un po' girato anch'io, perché ho girato abbastanza. Insomma, quando si arriva nelle nostre zone, perlomeno se sono stato 3 o 4 giorni fuori, insomma, si sente un'aria diversa, un respiro diverso, le case con i tetti rossi, eccetera. Che credo ci siano veramente tutti i presupposti. Ecco, penso che il signor Terenzi ci abbia fatto toccare con mano la poesia della montagna vallombrosana in queste sue ultime parole. Mi dispiace solo che giunto al termine di questa puntata. Innanzitutto voglio ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto stasera. Ora ricordo abbiamo un volume che ci è stato offerto dal Museo della Basilica di San Giovanni Valdarno. A voi telespettatori ricordo che è puntata alle 6 domenica alle 12. Inoltre potrete rivedere questa puntata come le precedenti sul nostro sito web www.segnosette.it.
Non mi resta dunque che darvi l'appuntamento la settimana prossima. Nella 10ª puntata di questa 30ª edizione faremo insieme all'autore un viaggio tra i polittici di Marco Fidolini di San Giovanni Valdarno, un artista di San Giovanni Valdarno. Bene, arrivederci a tutti.